Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Come promesso, ci sono insieme ad alcuni dei miei prodotti skincare per farvi un attimo vedere tutti i miei prodotti. Prima di continuare però ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando su iscriviti che sta scritto in basso in rosso e soprattutto di seguirmi su Instagram a questo indirizzo. Allora, nell'ultimo video, se vi ricordate, quando vi spiegavo tutte le tappe della mia skincare routine, vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere tutti i miei cosmetici, tutti i prodotti che uso durante le mie routine. Ma siccome sono davvero tantissimi tutti i miei prodotti di skincare, piuttosto che fare un video lungo 40 minuti, ho deciso di fare dei video un po' più piccoli dove vi spiego un po' i miei prodotti. Allora, oggi iniziamo con le prime fasi, quindi quello che uso per rimuovere il trucco e i prodotti che uso come detergenti. Quindi ragazze, cominciamo. Per chi non lo sapesse, io mi strucco solo ed esclusivamente con l'olio di cocco. Ne prendo una piccola noisette e la metto nelle mani e la strofino sul viso, concentrandomi soprattutto sulle labbra e sugli occhi. Vado un poco a massaggiare. Dopodiché tolgo l'eccesso dell'olio di cocco o con la spugnetta in cellulosa oppure con il panno struccante in base a quello che ci ho pulito. Prima di trovare però nell'olio di cocco il miracolo in assoluto, usavo il latte detergente, io usavo questo di Label. Adesso lo uso per pulire i pennelli. Inoltre ho anche provato a utilizzare l'acqua micellare, che però non mi è assolutamente piaciuta, io non mi sono assolutamente trovata bene. Vuoi perché la marca è Sien, quindi è quella che si compra al Lidl, o comunque perché l'acqua micellare e le micelle non fanno per me, anche perché avevo anche provato un gel micellare, questo, come detergente, come gel detergente. Avevo usato questo che è 100% prodotti naturali, 100% ingredienti di origine naturale, ma non mi ero trovata neanche bene con questo. Passando al secondo step, quindi la detersione, dopo essermi struccata vado a mettere la mia schiuma Neogen. Questa è in assoluto la mia preferita, è al tè verde ed è per pelli grasse, quindi è la mia preferita. Un altro gel che mi piace è questo, però questo è un gel esfoliante, però ho deciso di farvela vedere insieme ai detergenti perché i grani sono talmente fini e talmente delicati che neanche si sentono. Questa è anche una dei miei preferiti, è antibrillanza al limone verde ed è mattificante a lunga durata, quindi pelle grasse e zone brillanti, con estratti di limone, pulisce i pori dal sebo, effetto mattificante e lunga durata, ottimo. Questa è una marca Neutrogena, si compra anche al supermercato, io l'ho comprato al supermercato e l'ho pagato 4 euro e qualcosa, se non mi ricordo male. Un altro struccante che stavo assolutamente dimenticando, perché questo è nuovo, è questo di Douglas che io ho trovato nel calendario dell'avvento. Dopo aver provato l'olio di cocco non lo cambiereste con nessuno, e quindi anche se questo lo trovo un valido struccante, non è in grado di sostituire l'olio di cocco in assoluto. Un'altra acqua micellare che avevo provato ma che non mi è assolutamente piaciuta è questa. L'ho trovata in una delle Beautiful Box, ma non mi è piaciuta tanto. Questa è 99,5% ingredienti di origine naturale, quindi è quasi al 100% naturale. E forse per quello che non mi è piaciuta, non lo so, ma non mi sono trovata molto bene. L'ultima invece di cui vi voglio parlare, con cui ho avuto un rapporto un po' di amore e odio, è questa. Il gel detergente all'acido ialuronico di 123. Allora, sì,
questo praticamente mi è stato mandato da Nocibè per provarlo. Infatti era, mi è arrivato in un cofanetto con il siero, l'acido ialuronico e la crema. Allora, la crema non l'ho mai usata, cioè l'ho usata un paio di volte, ma non era adatta al mio tipo di pelle, perché avendo la pelle grassa, quella crema mi ingrassava ancora di più la pelle. E quindi l'ho subito messa da parte. Il siero invece lo uso praticamente quasi tutti i giorni, perché si asciuga molto velocemente e mi trovo molto bene. Il gel invece l'ho provato per qualche giorno, solo che all'inizio mi sembrava molto valido, dopo un paio di giorni non mi sembrava più così tanto valido come lo era all'inizio, quindi non so se è cambiata la mia pelle, se è cambiato lui o se semplicemente la mia pelle aveva bisogno di qualcosa di diverso. Quindi ho pensato di utilizzarlo magari come formato viaggio quando partirò. Così sono finiti tutti i miei prodotti che ho per quanto riguarda le prime fasi della mia skincare. Nel prossimo video invece vi faccio vedere tutti i miei esfolianti, che sono magnifici, è la parte che più amo nella mia skincare. Quindi noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ricordate di seguirmi su Instagram a questo indirizzo e di iscrivervi al canale. Soprattutto lasciate un gran bel like e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!